Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Rix che vi parla e oggi finalmente siamo tornati su Minecraft Play 4 Edition. Finalmente ragazzi, dopo quasi due settimane, quante? Tre? Qualche settimana che non facevo video, sono tornato su Minecraft. Ora che è finita la scuola, finalmente ragazzi, finalmente continuerò a fare video naturalmente e ne farò a uscire 4 a settimana. Allora, uno lunedì, uno il mercoledì, uno il venerdì e uno la domenica. E niente, volevo solo aggiornarvi di questo. Non vi ho ancora detto cosa andremo a fare in questo episodio, ragazzi. Andremo a, provate a indovinare, a fare il ripostiglio. Ripostiglio per modo di dire, perché è una roba gigantesca. Tra l'altro, questo, diciamo, albero gigante è veramente comodo, ragazzi. Così abbiamo tutta la legna concentrata in un punto. Dobbiamo solo non scavare, stavo per dire scavare, dobbiamo solo tagliarla e abbiamo la legna. Bene, perfetto, abbiamo già uno stack, quindi abbiamo 4 stack di legna lavorata ed ecco gli ultimi, ecco, finito. Ora un attimo, solo che devo, non ho saplings. Ok, allora qua abbiamo un pezzo di legno che non avevo preso. Tra l'altro ragazzi, se non avete visto, sono a corto di vita, di cibo più che altro, non avendo carbone perché non sono riuscita ad andare in miniera e ho, come dire, ho finito le riserve e non sono riuscita a cuocere il cibo, per questo mi dà molto poco il cibo non cotto. Non mi dà. Com'è possibile che non mi dia neanche uno? Vabbè. Pazienza. Sì, pazienza, solo che abbiamo solo due saplings. Vediamo qua. Allora, gli piantiamo uno qua, uno qua. Ok, ragazzi, come avete visto qua, se l'avete notato, ho fatto anche il terzo piano della casa. Ora è pronta, e dico veramente pronta per, come dire, fare il ripostiglio, ovvero il pezzo finale. Oddio, muori, ragno. Muori, muori. Ah. Benissimo. Abbiamo ancora meno vita di quello che credevo di avere. Bene, allora, io ragazzi direi che possiamo, allora, innanzitutto fare una crafting table di riserva. Aspettate, allora, perfetto, abbiamo tipo 6 stack. Ora facciamo una crafting table che di sicuro non prenderà molto, facciamo uno stack anche qua, non prenderà molto legno. Un bel po', ora togliamo questi che tanto non penso che ci uccidano qua dentro in casa, però ci serve comunque questo. Ok, perfetto, allora ora devo fare due calcoli. Allora dobbiamo praticamente calcolare il centro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4,
Praticamente faremo un ripostiglio che sarà con tante casse divise per oggetti. Ok, ho già sbagliato in partenza. Ok, adesso ragazzi possiamo cominciare. Allora qua. Ah, c'erano anche questi sopra, non li avevo visti. Ok, perfetto. Ora dobbiamo iniziare a mettere tutti qua attorno, tutti i blocchi. Allora qua adesso li devo saltare due, ricominciare qua. Perfetto, forse lì poi metterò di nuovo i tronchi. Ok, ho dimenticato di lasciare lo spazio, ma adesso lo lascio. Lo facciamo così, di due, quindi uno, due. Di uno e anche qua di uno, perfetto. Anche se è buio, ragazzi, continuo perché tanto siamo molto in alto, quindi non pescheranno i mob. Anzi, per precauzione faccio così, metto una torcia qua centralmente perché anche le torce, ragazzi, sono accorto. Le torce, quindi così, poi così e così, ecco. Facciamo così. Ok ragazzi, quindi abbiamo concluso questa parte, ovvero la parte interna. Ora dobbiamo fare come qua sotto una specie di balconcino, diciamo così, chiamiamolo in questo modo. Solo che invece di due dovrà essere di tre spazi, tre blocchi, perché dovrà tenere anche una ringhiera che farò. Lì sotto non la metto perché è più, mamma mia, sono proprio handicappata a mettere i blocchi. È più una questione di comodità. Ok ragazzi, non so se avete visto, però sono caduto e sono morto, ma fortunatamente sono riuscito a ritornare a casa, ho dormito, poi ho trovato un creeper qua, proprio qua in questo posticino qua, e allora sono per lo spavento ricaduto di nuovo, sono morto di nuovo e sono dovuto ritornare qua e meno male che il creeper non c'era più. Quindi ragazzi,
Dopo questo bel racconto posso dire che possiamo continuare. Anzi, no, ragazzi, facciamo così. Ho fatto questo pezzettino, sarebbe quello principale. Il terzo lo aggiungerò poi io off camera. Ora con voi metterò le casse e i rispettivi cartelli, quindi mi servono 2, 4, 6, 8 e non ho più legna, bene. Allora iniziamo. Ah, ce n'è ancora di legna. 12, ok, ora non ho più. Allora, devo mettere pam pam, pam pam. Pam pam, pam pam. Ok. Le ho già finite praticamente. Benissimo. Male. Ora ragazzi vado a raccogliere un po' di legna, ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, ho raccolto un po' di legna, tanto so che non basterà comunque. Adesso metterò solo le casse sotto così ricicliamo un po', giusto per non riuscire a finire in questo episodio, perché voglio finire, ragazzi, almeno questo progetto in questo episodio. Quindi mettiamo qua, ultima la metteremo qua, e poi ci sarebbero ancora le due sotto, però la legna non ce n'ho più, i cartelli ragazzi non so, non riesco a farli perché non posso andare sempre a prendere la legna. Quindi io direi che per questo episodio possiamo anche concludere, non abbiamo fatto granché, non siamo andati neanche in miniera a scavare, anche se a me servirebbe un bel po' di carbone. Comunque ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Inoltre volevo anche dirvi che vorrei iniziare due serie. Una sarebbe South Park, The Stick of Truth, e per PC naturalmente, e una delle due appunto è questa qua, e l'altra invece è Monaco, che diciamo che mi è stata offerta, diciamo così, da iShadow Joker. Vi lascio il link del suo canale qua sotto in descrizione. Mi raccomando, passateci perché fa veramente dei bei video. E niente, ho partecipato a un suo contest. Speravo di vincere l'altro gioco. Adesso non mi ricordo il nome. Comunque, ho vinto questo gioco qua, ovvero Monaco. E sono molto felice perché è il primo contest che vinco in tutta la mia vita. Ne ho partecipati a 300.000, ma l'unico che ho vinto è stato questo. Comunque ne sono molto felice. L'ho ringraziato e lo ringrazio ancora adesso. E quindi vorrei fare queste due serie. E niente, scrivetemi qua sotto nei commenti se piacerebbe a voi che io iniziassi queste serie. E qua Rix, tutto. Al prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Due, la piccozza, prendiamo la terra. No, adesso devo fare due porte. Penso che questi non si sì, sono giustissimi. Perché ho preso la carne. Abbiamo anche il carbone, mi serve.